Allora, grazie Antonio per questa breve ma molto efficace presentazione e introduzione del libro perché secondo me hai centrato uno dei punti fondamentali. Questo libro, al di là di quello che ricordava anche Maria, cioè il fatto che arrivi al termine di un lungo percorso di studio, di riflessione, di condivisione di idee, di opinioni, non sempre, come dire, concordi anche tra di loro. Arriva, diceva appunto, alla fine di un lungo percorso in cui è emerso anche il bisogno di sistematizzare quello che era andato maturando nell'arco di questi ultimi 2 anni e perché no anche il desiderio di condividerlo con voi, con gli altri, con chiunque fosse interessato all'argomento. Consapevoli del fatto che si trattava, come giustamente sottolineavi tu, di una grande sfida. Perché è vero, il titolo apparentemente semplice di questo libro, Il social network nell'educazione, può sembrare e suona a molti come un grande ossimoro. Quindi la sfida in qualche modo è stata proprio quella di vedere come questi due ambiti, così apparentemente lontani e distanti, potessero coesistere, quali criticità sarebbero emerse nel metterli l'uno a fianco all'altro, ma soprattutto, a questo perché, come dire, noi abbiamo affrontato la questione in un'ottica positiva e ottimistica, soprattutto vedere quali potessero essere le potenzialità che dal fronte dei social network potevano confluire in un ambito educativo, sia di tipo formale che informale. Quindi questa è un'altra delle grandi motivazioni che hanno sorretto la nascita, la stesura e la condivisione di questo libro. Obiettivo di questa serata non è quello di vendere il libro, ecco, questo sia chiaro, cioè non vorrei che venisse vista come un'operazione di marketing, non lo è nel modo più assoluto. Erickson gentilmente ci ha dato questa possibilità stasera, ma a noi interessava condividere con voi i temi principali di questo nostro lavoro. Quindi, dato che il tempo comunque a disposizione non è tantissimo, perché vorremmo da un lato dare poi di nuovo la parola anche ad Antonio per qualche ulteriore riflessione che lui vorrà condividere, ma soprattutto dare la possibilità ai partecipanti, ai lettori, tra virgolette, che sono presenti qui questa sera, di porre qualche domanda. Chiaramente non ci sarà probabilmente il tempo per rispondere a tutte, però noi siamo qui ben volentieri. Per farlo. Con Maria abbiamo quindi deciso questa sera di presentare i nuclei fondamentali di quest'opera, di modo tale che potesse essere adatta sia a coloro che già hanno familiarità, dimestichezza con questi temi e con questi concetti, ma anche a chi vi si avvicina per la prima volta e abbia la curiosità, l'interesse di scoprirli. Con Maria quindi abbiamo deciso di organizzare questa prima parte del webinar in maniera alternandoci, per cui ciascuna di noi in 5-10 minuti presenterà quelli che sono i nuclei principali delle varie parti del libro. Una ulteriore premessa che è importante fare, a cui faceva accenno già anche Antonio, nel tema social network ed educazione rientrano diversi aspetti legati all'educazione e all'apprendimento. Da un lato l'educazione ai social network, quindi tutti quegli aspetti che riguardano i social network come oggetto di apprendimento, con l'obiettivo di promuovere capacità critiche nei vari utenti, siano questi ragazzi o adulti, esperti e meno esperti della rete di internet in generale, ma soprattutto con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di capacità critiche in modo tale da poterne fare sempre di più un uso consapevole e creativo. Questa è sicuramente la prima dimensione rilevante che viene affrontata all'interno del libro, di cui poi vi diremo qualcosa in maggior dettaglio cammin facendo. L'altro aspetto, quello centrale del libro, è l'apprendimento con i social network. Qui ci riferiamo soprattutto agli ambiti dell'apprendimento di tipo formale, istituzionalizzato in qualche modo, se vogliamo, quindi di tipo scolastico, di tipo accademico, ma anche relativo alla formazione professionale. Quindi, da questo punto di vista, è interessante invece vedere quali sono le potenzialità o le affordances, a seconda di qual è il termine che preferiamo usare, i social network offrono per l'apprendimento. Tenendo conto da un lato delle loro peculiari caratteristiche,
ma dall'altro anche delle coordinate teorico-pedagogiche che sono necessarie e utili per identificarle. Infine, un terzo grande capitolo riguarda la formazione con i social network. Quindi qua il fuoco si sposta in maniera più specifica e dedicata a tutti gli ambiti dello sviluppo professionale, del lifelong learning, di tutto ciò che ormai comunemente si chiama apprendimento informale. In modo particolare con Maria negli anni scorsi ci siamo occupate, abbiamo fatto della ricerca specifica proprio in questo settore. Qualcuno magari ricorderà l'analisi di alcuni gruppi di insegnanti su Facebook. Coinvolti appunto in pratiche di sviluppo professionale di questo tipo, di cui poi più in là Maria vi racconterà meglio. Allora, io direi che possiamo entrare più nel vivo di quella che è l'architettura, la struttura del libro. Come vedete, questo è l'indice. Abbiamo evidenziato con carattere più grosso, fondo maggiore, in grassetto, quelli che sono i quattro capitoli centrali del libro e che saranno anche chiaramente presentati in sintesi i temi di questa sera di cui vorremmo appunto parlarvi. Allora, direi di iniziare direttamente col primo perché qua il tempo scorre. Allora, questa prima parte potrà sembrare un po' noiosa e un po' pedante ad alcuni che hanno acquisito, hanno già da tempo familiarità con certi concetti. Adesso vediamo subito di quali si tratta. Ci sembrava però in realtà per rispettare anche coloro che magari appunto si avvicinano al tema per la prima volta, dedicare pochi minuti anche ad introdurre la terminologia di base. Vediamo di cosa si tratta. Allora, una prima distinzione importante che secondo noi è opportuno fare è quella tra rete sociale e sito di social network. O social networking, tra breve vi spiegherò in che cosa consiste la differenza. L'italiano da questo punto di vista ci aiuta perché ci consente di distinguere con grande facilità in che senso, in che termini vanno intesi queste due espressioni. Con il termine rete sociale si intende una struttura sociale, appunto, composta da un qualsiasi gruppo di individui o di gruppi connessi tra di loro, legati tra di loro da diversi tipi di legami sociali. Si tratta quindi principalmente di una rete fisica o anche virtuale in realtà, nel senso che si può trattarsi di una rete fisica che abbia poi anche delle forme di aggregazione o di incontro nella rete stessa, che è costituita da una serie di nodi, tipicamente gli individui, e di legami che sono le relazioni tra gli individui. Esistono infiniti tipi di reti sociali, ciascuna delle quali caratterizzata da una struttura e da specificità sue proprie. Qual è l'analogia e la differenza rispetto a un sito di social network? Il sito di social network, ecco, questo perché dicevo, mentre nella lingua inglese i due termini vengono usati in maniera scambievole, in italiano abbiamo la possibilità invece di distinguere, di specificare meglio le differenze. Quella che vedete qui nella parte inferiore della slide è la definizione ormai che è diventata classica nella letteratura di sito di social network, così come è stata coniata ormai qualche anno fa da due ricercatrici americane, Boyd e Ellison. Come vedete qui il riferimento specifico è alla tecnologia, quindi i siti di social network sono servizi web che vivono grazie alla rete internet, che consentono alle persone di costruirsi un profilo, che può essere pubblico o semipubblico, all'interno di un sistema quindi di rete definito, di articolare una lista di altri utenti con cui instaurare, costruire, attivare delle connessioni e di visualizzare, navigare la lista di connessioni di questi utenti e di altri utenti. Questa è la differenza fondamentale. Se vogliamo spingerci un po' più in là e introdurre un'ulteriore distinzione, sempre le due ricercatrici americane pongono l'accento sulle differenze che ci sono tra siti di social network e siti di social networking. La differenza è abbastanza semplice da evidenziare. Mentre i primi si occupano in qualche modo di condividere, di consolidare delle connessioni già esistenti al di fuori della rete, al di fuori dell'ambiente di social network,
I secondi siti di social networking, appunto, hanno invece l'obiettivo di costruire nuove connessioni e di ampliare la rete di contatti. Allora, voi sapete come Facebook, ad esempio, per citare il social network più noto ormai, sia nato con l'obiettivo di consolidare, di mantenere, di conservare, di far vivere virtualmente anche delle connessioni amicali o di conoscenza preesistenti, quindi che vivevano al di fuori della rete. Di fatto ciascuno di noi ha visto, assistito come ormai da quasi 10 anni dalla sua nascita, anche se in Italia l'introduzione è stata più recente, in realtà questo ambiente si sia configurato come una forma ibrida tra le due tipologie di social network. È vero che ciascuno di noi, come dire, mantiene o recupera delle connessioni, dei legami, di amicizia, di parentela e così via, che erano preesistenti a Facebook stesso. Ma dall'altro è anche vero che la nostra rete di contatti all'interno di Facebook si è progressivamente arricchita e accresciuta di nuovi contatti. Quali sono questi legami a cui la letteratura fa riferimento e che può essere importante brevemente richiamare perché in qualche misura ci danno poi l'idea anche di quelle che sono le ripercussioni, le applicazioni, le potenzialità di questi strumenti nei diversi ambiti della nostra vita, sia lavorativa che personale o professionale. Allora, sostanzialmente i due legami importanti che già negli anni 70 sono stati messi in luce e teorizzati sono di due tipi, legami di tipo forte e legami di tipo debole. I primi sono tipicamente i legami cosiddetti di sangue, quelli molto stretti, quelli che ci legano alle persone della nostra famiglia, e quindi vincoli di parentela, ma anche di amicizia nel senso vero e proprio del termine, e che sono quei legami basati appunto su rapporti reciproci che tendono a rendere le persone simili tra di loro, nel senso che ci si riconosce all'interno dei legami di questo tipo. I legami di tipo debole, invece, sono quelli riferiti a relazioni molto più lasche, occasionali, impermanenti anche quasi, oserei dire. Quindi quegli incontri che possono essere significativi nel momento in cui appunto avvengono, per quanto riguarda la loro durata, ma che poi possono anche così, altrettanto, magari improvvisamente o facilmente, rescindersi. In tempi più recenti, un'ulteriore tipologia di legame che è stata messa in luce è quella di legame latente. Questa tipologia di legame è particolarmente interessante perché è quella che viene messa maggiormente in luce nelle dinamiche che si innescono all'interno dei social network. Sono i cosiddetti legami deboli o con latenti, scusate, sono i cosiddetti legami latenti, ossia connessioni tipicamente deboli che è possibile attivare da un punto di vista proprio tecnologico, ma che non sono stati ancora attivati socialmente. Quindi i legami latenti sono quei legami potenziali che diventano appunto legami deboli una volta che questi vengono attivati grazie a un dispositivo sociotecnico, quale appunto quello di un sito di social network. La diversa tipologia di legami ci introduce a un altro concetto fondamentale, che è quello di capitale sociale. Questo concetto nasce in ambito socio-economico, è stato progressivamente traslato, adattato, introdotto anche in ambito educativo per indicare quell'insieme delle risorse attuali o future che sono collegate al processo di una rete durevole di relazioni di conoscenza e che si basano sul riconoscimento reciproco più o meno istituzionalizzato. Questa è la classica definizione data a metà degli anni 80 da Bourdieu, e che non fa altro che mettere in luce il ruolo importante che il capitale sociale svolge all'interno delle comunità umane, perché è proprio grazie ad esso che sono possibili il coordinamento, la cooperazione, lo scambio reciproco e quindi quelli che si chiamano anche i mutui benefici.
Chiaramente esistono forme diverse di capitale sociale, alcune più deboli, altre più forti, ma senza, come dire, dare una connotazione di tipo qualitativo, è importante evidenziare come in realtà ciascuno di noi si trovi immerso contemporaneamente all'interno di forme di capitale sociale di tipo più forte, cosiddetto capitale sociale tipo bonding, o di tipo più debole, il capitale sociale di tipo bridging. Allora, il primo è sicuramente una struttura di rete composta da legami forti e stabili che assicurano, come dire, il conforto emotivo, la condivisione emotiva appunto e personale e che sono che tutto ciò che di solito le persone traggono dalle relazioni più intime. Capitale sociale tipo bridging invece è un capitale sociale in cui i legami prevalenti sono di tipo debole, occasionale e si basano sullo scambio di informazioni utili. Molti sostengono che proprio grazie al capitale sociale tipo bridging, scusate, che è possibile avere crescita di conoscenza, ampliamento delle proprie visioni, delle proprie opinioni, delle proprie vedute. Se fossimo sempre solo confinati all'interno del capitale sociale tipo Bonni, come dire, potremmo solo perpetuare all'infinito quello che già sappiamo, quello che già pensiamo. In tempi più recenti, e grazie all'introduzione dei siti di social network, è stata coniata una nuova tipologia di capitale sociale, che è quello che si chiama di tipo mind intent, che sarebbe una forma, una via di mezzo tra le due tipologie precedenti, in cui la rete di legami si mantiene nel tempo e in qualche misura offrono, cioè un capitale sociale tipo bridging, ad esempio, che si mantiene inalterato, perlomeno con caratteristiche simili nel tempo, diventa un capitale sociale che in qualche misura offre delle garanzie maggiori rispetto ad un capitale sociale di tipo bridging vero e proprio. Prima di concludere questa prima parte, è importante introdurre un'ulteriore specificazione terminologica e concettuale. Nel libro noi abbiamo volutamente scelto di occuparci di social network per l'educazione. Voi sapete che ormai sia la letteratura specialistica che quella divulgativa abbonda di riferimenti editoriali a testi sui social network. Noi abbiamo fatto la scelta, dato che ci occupiamo specificamente di questo ambito, di occuparci di tutto ciò che ha a che fare con i social network in ambito educativo. Con una scelta ancora ulteriore, che è stata quella, la vedremo tra poco, non tanto di, come dire, in qualche modo ricalcare le orme di chi già aveva scritto, si era occupato dei social network, quelli che sono nati specificamente con l'obiettivo di essere utilizzati in ambito educativo. E qui ne vedete alcuni cerchiati in questa rappresentazione grafica di questa linea temporale che va dal 97 ad oggi dei principali siti social network. Dicevo, quelli che vedete cerchiati sono quelli specificamente sorti per l'ambito educativo. Mi riferisco ad ambienti quale ELG, Ning, per citare i più noti e anche i più vecchi, tra virgolette, e in tempi più recenti, quelli che in qualche misura sono nati sulla scia di Facebook e di Twitter, ad esempio. Parlo di Edmodo, di Tweet Educated, di Schoology, ma ce ne sono anche altri. La scelta che è stata fatta in questo libro, proprio per raccogliere la sfida di cui vi parlavo all'inizio, è stata proprio quella di dedicare particolare attenzione a quelli che noi abbiamo chiamato i social network aperti. Ossia, quei social network, mi riferisco in modo particolare a Facebook e Twitter per quanto riguarda l'ambito di socializzazione, ma anche a LinkedIn o altri social network professionali, dicevo, nati con finalità di socializzazione oppure a carattere professionale, che quindi consentono l'iscrizione a qualunque utente sia interessato a fruire dei servizi messi a disposizione, ma che vengono o possono essere utilizzati per un uso di tipo educativo. Al contrario,
Gli ambienti di cui ho richiamato poco fa, come Nelg, Ninger, Model School, Logy, eccetera, sono ambienti studiati specificamente per conseguire obiettivi didattici di un determinato tipo, consentono l'accesso solo a chi è utente registrato di quel determinato ambiente, offrono sicuramente una serie di strumenti specificamente pensati per la didattica. Quindi si configura come un ambiente protetto, con tutta una serie di caratteristiche che in qualche misura richiamano i confini e le caratteristiche della classe o dell'ambiente di apprendimento formale. Al contrario, i social network aperti, non dotandosi, non essendo dotati di queste caratteristiche, come dire, offrono dal nostro punto di vista delle potenzialità diverse, ma si espongono anche dei rischi maggiori per quanto riguarda i possibili motivi di conflitto, di collisione, che vedremo tra poco, inevitabilmente si verificano. Io mi fermo qui e cedo la parola a Maria per quanto riguarda il proseguo di questa presentazione.